Si intitola Il colore del caso, la mostra dedicata alle opere del fotografo George Tage, in programma fino al 27 marzo ad Arezzo presso la Galleria Comunale d'Arte Contemporanea in Piazza San Francesco. La mostra segna il passaggio alla fotografia a colori di Tage. «Sono felicissimo di questa mia prima mostra ad Arezzo», aveva detto l'autore in fase di inaugurazione. «Ho lavorato per settimane nella chiesa di San Francesco a fotografare gli affreschi di Piero della Francesca durante i restauri degli anni 90. È un vero onore per me essere esposto nella prestigiosa galleria accanto a lui per qualche mese». L'artista aveva spiegato che questa è una mostra di immagini che sono il frutto delle sue peregrinazioni in giro per l'Italia. A lui piace vagare, lasciare che sia la realtà e il caso a guidarlo e ad attrarre la sua attenzione. «Non c'è paese al mondo», aveva detto, «che mi affascina così tanto per le ricchezze delle architetture, la varietà dei paesaggi, gli accostamenti dell'antico e del moderno, la commistione di natura e del costruito. La novità per me sta nel fatto che ho lavorato con la pellicola a colori e non in bianco e nero, come invece solitamente accade». Io sono cresciuto in molti paesi del mondo, ero sempre un ragazzo nuovo in città e quindi sentivo le barriere che le persone mettevano davanti a me. Forse per questo da sempre, da quando ho incominciato a fotografare, ho sempre avuto un'attrazione verso le recinzioni, le barriere, i muri. «Abbiamo la fortuna di ospitare ad Arezzo un maestro di fama internazionale», aveva detto Lorenzo Cinatti, direttore della Fondazione Guido d'Arezzo. Un'occasione unica, dunque, per aretini e turisti. La mostra sarà visitabile fino al 27 di marzo.